delle protagoniste dell'ultima edizione di Uomini e Donne è stata Raffaella Scott. La corteggiatrice ha rivelato un retroscena sul programma. Scopriamo insieme quale. Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti del pomeriggio. Il dating dei sentimenti, condotto dal lunedì al venerdì da Maria De Filippi, punta a far trovare a dame e corteggiatori l'amore. Nel corso delle edizioni, accanto al trono classico, è stato aggiunto il trono over, ma l'obiettivo del programma non è mai cambiato. Ad alcuni non è andata bene, come nel caso di Ida Platano che ha abbandonato il dating da sola. Stessa sorte è toccata a Manuela, mentre i tre tronisti uomini di questa edizione sono riusciti a fare la loro scelta. A colpire è stato soprattutto il trono il Brando e Fri, che anche con la sua classe e gentilezza ha conosciuto le due sue corteggiatrici, Raffaella e Beatrice. Dopo mesi di indecisione, ha optato per la prima e da allora i due non si sono lasciati un attimo. Nonostante la distanza, il tronista è di Trento mentre la giovane è napoletana, hanno trascorso diversi giorni in vacanza insieme. Le ultime foto e video sono state postate su social e i due hanno raccontato di essere molto felici insieme. Raffaella racconta come mai ha partecipato a Uomini e Donne. Ma chi è Raffaella Scott e come mai ha partecipato a Uomini e Donne? La giovane ha 25 anni e vive con la famiglia a Quarto, in provincia di Napoli. Durante il suo percorso, ha raccontato di aver perso il lavoro a causa delle continue assenze per registrare le puntate di Uomini e Donne. Il suo sogno nel cassetto è quello di aprire una nursery per bambini e lavorare a contatto con i più piccoli. Da quando ha partecipato a Uomini e Donne il suo profilo social è esploso, basti pensare che è seguita su Instagram da ben 286.000 follower. Qui risponde alle domande dei fan curiosi di conoscere di più su di lei. In particolare, attraverso una storia, ha svelato un retroscena che riguarda il motivo che l'ha spinta a partecipare al dating dei sentimenti. La giovane ha raccontato che doveva partecipare a Uomini e Donne già 2 anni fa, ma poi, a causa di un viaggio a Sharm con la famiglia, rifiutò. Lo scorso anno si è lasciata con il suo fidanzato e nel suo destino c'era Brando, era un venerdì ed ero sola a casa. In quel preciso momento mi chiamò la redazione. Il resto è storia. Una storia d'amore che continua a gonfie vele.